Anche ai fini dell'argomento in discussione, e cioè la valorizzazione attraverso l'UNESCO della tradizione luterana cremonese, è importante la storia, è importante lo studio del passato. Anche in questo caso il passato spiega il presente e pone le condizioni per un buon futuro. Nel caso specifico della tradizione liutaria, la origine dei violini si perde nella notte dei tempi. Sono possibili diverse narrazioni, come oggi si usa dire. Ci sono diverse scuole di pensiero, chi lo vuole di origine araba. In effetti il termine è sicuro che il termine alud vuol dire legno, è un termine arabo da cui deriva appunto la parola liuto. Altri lo vogliono più legato alla tradizione degli ebrei o degli zigani. Altri ancora lo vorrebbero invece una evoluzione di uno strumento popolare della tarda latinità o del medioevo. Comunque è certo, e su questo tutti gli studiosi concordano, che è nel 500 che nasce il violino così come lo conosciamo noi. La disputa tra Cremona, Brescia, altre città è una disputa oziosa. L'importante è domandarsi il perché. A un certo punto comunque Cremona emerge. E allora ecco le domande che devono porsi gli storici. Storici che devono interessarsi a questa materia complessa delle origini del violino, degli strumenti musicali in genere, finora lasciata agli specialisti, ottimi specialisti di storia della liuteria. Importanti studi sono stati fatti, ma gli storici dell'economia, della società, si sono interessati poco a questa parte della storia. Ora è giunto il momento invece di cominciare a indagare anche l'origine e l'evoluzione dei violini e degli altri strumenti musicali proprio attraverso il contesto, attraverso lo studio del contesto in cui c'è avvenuto, contesto sociale, economico, politico. Ecco, questo è l'impegno che già dal convegno tenuto in fiera proprio sull'UNESCO, sulla tradizione culturale, musicale, liutaria, cremonese, riconosciuta dall'UNESCO, si vuole cominciare a fare.